Allora, l'ultima volta eravamo rimasti alla civiltà del Benin, che appunto presenta, diciamo, diversi misteri, no? Sulle sue origini e sui possibili collegamenti che può aver avuto con altre civiltà più antiche, come la civiltà egiziana, quella indiana, quelle mediterranee e forse anche quella Maya, no? Che a dire il vero Colosimo non approfondisce molto questa questione, quindi è probabile che dovremmo riprendere la questione e, magari in altre playlist o in questa stessa. Magari adesso mi sembra che Colosimo in un altro libro abbia un po' ripreso il tema della civiltà del Benin. Mi sembra, se non l'ha fatto lui, comunque l'hanno fatto altri, per cui avremo modo di parlarne ancora di questi misteri. Allora, è rimasto a questo brano. È curioso notare che Esige Osawe, il decimo re dei Benin conosciuto, secondo un approssimativo ordine cronologico, si gloriava di essere nato bianco. La tradizione ci dice che gli spedì messaggi e doni al di là della grande acqua, ai suoi fratelli di razza, chiamandone alcuni alla corte, dove in effetti si stabilirono come commercianti. Quindi questo significa che questa civiltà era anche in grado di inviare navi al di là del mare, dell'oceano, perché si trovavano appunto sulle coste dell'Atlantico. Che fosse una civiltà evoluta, su questo non c'è dubbio, perché sì, gli inglesi hanno trovato i resti di quella che era una civiltà più antica di quella che hanno trovato, no? Cioè, nel senso che pare che questa civiltà abbia prosperato fino al 1600. Poi sono arrivati i negrieri, cioè appunto i commercianti di schiavi, che hanno letteralmente distrutto questa civiltà proprio con le deportazioni. E appunto per questo poi quando sono arrivati gli inglesi hanno trovato solo i resti di questa civiltà, mentre prima era molto più sviluppata. Questo non lo dice Colosimo, l'ho saputo. Invece mi ricordo a suo tempo al liceo, in uno dei miei libri di geografia, che appunto parlava della Nigeria, no? E io ogni tanto leggevo per conto mio i libri, dato che i nostri insegnanti non ci spiegavano assolutamente niente, no? Essendo solo un branco di falliti, come sono tanti insegnanti italiani, perché lo dico senza paura di offendere nessuno, perché se vediamo tanti analfabeti nel nostro paese, scusate, vabbè, sarà anche colpa delle famiglie, sarà anche colpa della situazione sociale, ma sarà colpa soprattutto degli insegnanti che non sanno formare. E cioè io se penso a quello che ho imparato a scuola e quello che ho imparato per conto mio, quello che ho imparato a scuola in gran parte è stato dovuto al fatto che magari i libri li leggevo per conto mio e non certo perché erano i miei insegnanti a dirmi di leggerlo. E poi e tante altre cose l'ho insegnata e le imparate semplicemente leggendo, semplicemente leggendo. Allora, cioè, io sinceramente mi sento molto autodidatta. Allora, i bronzi di Benin, scrive l'etnologo lettone Ivar Lissner, destarono grande scalpore già verso la fine del secolo scorso, perché rappresentano un caso unico, straordinario, fra le plastiche dei popoli negri. A quel tempo si usava ancora il termine negro perché non veniva ancora considerato offensivo. Sinceramente io mi domando se... A me piace il termine negro perché non lo trovo offensivo, lo trovo invece molto sensuale, no? Perché negro significa nero, ma in una forma un po' più antica, cioè in latino nero si dice niger, 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 nigris, cioè
è semplicemente una forma più arcaica della parola nero, e secondo me suona anche più, non so, più pastoso, più sensuale, non mi ricordo. Ma comunque, oggigiorno è una parola proibita, quindi non la usiamo, se non per leggere vecchi brani. Queste opere sono più comprensibili al senso della forma occidentale, più imparentate adesso che all'arte nigra delle restanti regioni africane. Oggi si sa che i vicini nord-occidentali dei Benin, gli Yoruba, un gruppo di tribù sudanesi, possedevano, già prima di essere scoperti dai colonizzatori europei, città di 10.000 abitanti che erano non solo esperti agricoltori ed allevatori di bestiame, ma che si dedicavano anche ad una vasta attività commerciale. I prodotti dei loro artigiani, tessitori di cotone, tintori, vasai, fonditori di bronzo ed ottone, varcavano i confini del paese, no? Gli Yoruba, a quanto ne so io, infatti, avrebbero delle origini nilotiche, cioè credo che abbiano perlomeno una parentela con i popoli semitici. Adesso non so la loro lingua quanto semitica è, ma credo che almeno in parte sia semitica, non so, dovrei indagare meglio. Mi sembrava appunto che gli Yoruba, appunto provenendo dal Sudan e andando verso il Golfo di Guinea, appunto hanno portato una cultura semitica, diciamo, nel Golfo di Guinea. L'arte degli Yoruba fiorì particolarmente ad Ile Ife, un tempo capitale religiosa e culturale e sede del capo spirituale. Questo l'avevo già sentito, cioè avevo già letto un articolo su Arcana, che è un vecchissimo periodico, mensile appunto di cultura esoterica alternativa, dove c'era appunto un articolo anche lì sulla civiltà del Benin, e diceva che in pratica la civiltà del Benin era derivata dalla città di Ife, no? Cioè per comunicazione, no? Trasmettimento della cultura, quindi praticamente la civiltà del Benin dovrebbe derivare dalla regione nilotica. Ciò ci si spiegherebbe anche forse perché, forse, dico forse, perché appunto un re del Benin si fosse dichiarato di sangue bianco e avesse voluto appunto prendere contatto con i suoi cosiddetti fratelli di razza, no? Perché probabilmente questa cultura ebbe contatti con popolazioni dalla pelle più chiara, magari appunto con Nord Africa, e per questo in qualche modo si sentisse imparentata con loro. Dunque, il nome di Ile Ife, situata ad 85 km da Ibadan, in Nigeria, popolata oggi da 50.000 anime, significa terra dell'origine, no? Cioè, appunto, come ho detto, questo potrebbe far pensare appunto che un ulteriore indizio che la civiltà del Benin deriva da quella di Ife. Dell'epoca di Ife conosciamo opere d'arte di pietra, quarzo, granito, bronzo e terracotta. Le superlative di legno sono cadute vittima del clima nel corso dei secoli. Durante gli ultimi 20 anni sono state scoperte sculture Yoruba che sembrano addirittura inconcepibili nel quadro dell'arte africana. Nel 1938 e nel 1939 vennero portati alla luce nel recinto del Palazzo dell'ONI di Ife preziosi oggetti d'ottone, soprattutto plastiche. Plastiche nel senso, cioè non nel senso che erano di plastica, nel senso che erano plastici di qualche cosa. L'ottone è una lega di rame e zinco che, a seconda della composizione, può assumere toni che vanno dal rosso rame al giallo oro. La figura maschile di Tada su Niger è così sorprendentemente naturale da capo a piedi, e
reperti di Ife rappresentano volti negri così belli ed espressivi che si è sempre andati alla ricerca di più antichi influssi. Io ho visto alcune di queste statue, effettivamente hanno un realismo, una raffinatezza decisamente classiche, non potremmo dire, cioè tipiche di civiltà del Mediterraneo, fanno pensare sia alle sculture egiziane che a quelle greche, no? Perché sono fatte proprio con una perfezione o una naturalezza uniche nell'arte africana, cioè che dimostrano un elevato livello di civilizzazione. Nelle scuole alla corte del re di Benin lavoravano forse davvero maestri stranieri, poiché l'abilità degli antichi fonditori di Benin non teme confronti in campo tecnico con quella dei migliori fonditori europei. L'arte del bronzo e dell'ottone raggiunse nelle mani dei negri sul suolo dell'Africa occidentale altissime vette, ma i collegamenti restano inspiegabili, enigmatici, inconcepibili, cioè non si riesce a capire però appunto questi collegamenti come sarebbero avvenuti, dove, cioè via terra, via mare, l'uno e l'altro, forse arrivarono i Fenici nella più lontana antichità, cioè ancora prima della nascita di Cristo, perché i Fenici commerciavano al di là del Mediterraneo, questo, al di là dello stretto di Gibilterra. Qualcuno dice che arrivarono fino alle Americhe, ma sicuramente loro esplorarono e commerciarono con le coste dell'Africa, e quindi possono benissimo essere arrivati fin là. Ma non solo loro, cioè anche gli egiziani cercarono di circumnavigare l'Africa. E poi bisogna tenere conto degli indiani, anche loro, insomma, non è che fosse una civiltà da poco conto, possono aver circumnavigato anche loro l'Africa. Cioè ci sono tante possibilità, persino Roma in fin dei conti può avere ragione, anche i romani che se raggiunsero la Cina, perché non avrebbero dovuto raggiungere anche il Golfo di Guinea? Che i cinesi, cioè i romani raggiunsero la Cina via mare, per esempio. E poi anche la possibilità che ci siano stati dei contatti al di là dell'oceano. Però di quello non parla Colosimo, sono teorie che sono state avanzate da altri su altri dati, anche molto recenti. No, che farebbero pensare appunto che i Maya ebbero contatti sia con i popoli mediterranei sia con i popoli africani. Dunque, forse l'arte dei Benin e degli Yoruba ha qualcosa in comune con quella della misteriosa civiltà africana di Nok, fiorita secoli e secoli prima di Cristo, rappresentata per noi da una magnifica testa di terracotta in grandezza naturale scoperta nel 1954 nella provincia di Zaria, nella Nigeria settentrionale, quindi sempre nella stessa area, e questo prima di Cristo, da notare, prima di Cristo. A rozze armi su pellettili di pietra, le genti di Nok accostavano razionali strumenti di ferro in uno di quegli strani contrasti propri a tante remote culture, no? Cioè capita che una cultura antica abbia dei, cioè che l'evoluzione in una cultura non sia uniforme, cioè nel senso che certi aspetti di quella cultura siano molto evoluti, molto raffinati, e certi altri siano rimasti grossolani, rozzi. Cioè per esempio la cultura celtica, in fatto di oreficeria, di metallurgia, era evolutissima, no? Facevano delle opere veramente straordinarie, e questo anche per quanto riguarda la musica. La musica era molto evoluta, e infatti per questo ancora oggi la musica celtica è così rinomata. Però per esempio per altre cose, come per esempio le città dei Celti erano estremamente primitive,
e qui sono costretto a chiudere. Arrivederci.